vogliamo evitare di chiudere l'Italia, è assolutamente indispensabile indossare sempre la mascherina e lavarsi sempre le mani e igienizzarsi. Impossibile rispettare l'uso della mascherina quando si parla a 50 centimetri di distanza. Come diavolo dobbiamo spiegarlo questo dato elementare? Non è un sacrificio impossibile. Neanche la mobilità. Probabilmente prenderemo decisioni di blocco della mobilità dopo la mezzanotte, anche nei prossimi giorni. Faremo un confronto Ministero dell'Interno o le forze di polizia, perché se decidiamo questa misura occorre che ci siano i controlli, occorre che ci siano sanzioni rigorose. Sacrificio impossibile.
perché quando discutiamo di blocco delle epidemie, chi diffonde l'epidemia, anche non usando le mascherine, deve essere considerato uno che compie un reato vero e proprio in flagranza. Arriviamo a 1200 contagi, non si può scherzare più. Non si può scherzare più. Sempre. Di fronte ai numeri del contagio che abbiamo oggi in Italia, le mezze misure non servono più a niente. Prima prendiamo decisioni forti, meglio è. Più ritardiamo nel prendere decisioni, più ci avviciniamo al momento nel quale saremo costretti a prendere decisioni ancora più gravi, ma avendo l'acqua alla gola. Prima prendiamo decisioni forti, meglio è. Dunque è ragionevole, è responsabile prendere oggi decisioni difficili. Non aspettare oltre. Anche quando ci assumiamo responsabilità grandi, ma è nostro dovere farlo e farlo oggi. Non fra 20 giorni. Per quanto riguarda la scuola, abbiamo fatto una prima valutazione, prevedevamo di chiudere le quarte e le quinte delle secondarie superiori. Abbiamo valutato la posizione degli studenti universitari. Abbiamo valutato la posizione degli asili, la posizione delle scuole private. Abbiamo valutato tutto. Ma abbiamo deciso alla fine non di chiudere
questa è una notizia sbagliata che è arrivata sugli organi di informazione. Noi non abbiamo chiuso le scuole. Abbiamo deciso di fare didattica a distanza per 15 giorni per cercare di contenere l'onda di contagio. Qualcuno ha detto, ma era questa la priorità? Non c'è una priorità quando hai quei numeri. Quando devi contenere l'ondata, devi prendere una, due, tre, quattro decisioni che tutte insieme ti aiutano a contenere il contagio. Alcune decisioni sono più importanti, altre meno, ma è l'insieme delle decisioni che prende che può produrre il risultato. Allora abbiamo deciso di prendere questa decisione, avendo due obiettivi fondamentali: ridurre al massimo i luoghi e le occasioni di assembramento, che sono le cose che determinano la crescita del contagio, e cercare di frenare per quanto possibile la mobilità, il contagio sui mezzi di trasporto. Quello su cui abbiamo preso decisioni e ne prenderemo altre nelle prossime ore riguarda quelle attività commerciali che moltiplicano le occasioni di contagio perché determinano assembramenti. Abbiamo già deciso la chiusura dei bar alle 23. Saranno consentite le aperture fino a mezzanotte soltanto per quelle attività, parlo di bar, pizzerie, ristoranti, che sono in grado di offrire posti a sedere in condizioni di sicurezza. Quelle attività che non hanno posti a sedere, che quindi lavorano per asporto, ti danno la bevanda o il prodotto e questo determina gli assembramenti davanti ai locali e nelle strade, saranno vietate.
gli assembramenti davanti ai locali e negli orari notturni. Deve essere bloccata la movida, non c'è niente da fare. È inutile che continuiamo a fare appelli al senso di responsabilità. Abbiamo verificato con i dati di fatto che abbiamo una percentuale di irresponsabili. Di irresponsabili. Sempre la mascherina per ridurre del 90% le occasioni di contagio. Abbiamo verificato che purtroppo la quantità di irresponsabili rimane elevata. Mi dispiace, in queste condizioni bisogna prendere inevitabilmente misure rigorose. La mobilità nei quartieri, i sindaci possono vietare la mobilità nei quartieri più frequentati è una formulazione molto vaga, mi pare che siamo ancora, come dire, a decisioni che hanno caratteri di ambiguità e di non chiarezza. Guarda, la scuola mi pare che abbiano previsto di fare quello che abbiamo fatto noi qui in Campania qualche giorno fa e che ha sollevato qualche scandalo del tutto immotivato e qualche reazione francamente squinternata. Centinaia, ripeto, 800 in tutto persone contagiate.